Direttamente dalla festa del Cuneo al Podio Sport siamo con Gerbaudo, uno dei punti di riferimento del centrocampo biancorosso. Allora, ti avevo intervistato circa un mese fa al tuo arrivo, nessun problema, continuiamo così, al tuo arrivo qui a Cuneo. Dopo un mese ci risentiamo. Allora Matteo, quali sono le sensazioni e come ti trovi in questa nuova piazza? Ah, sicuramente sono molto contento e molto soddisfatto dell'inizio del campionato, del pre-campionato anche, e sono sicuro che continuando a lavorare come stiamo facendo, grazie al mister, grazie alle indicazioni tecnico-tattiche, riusciremo a toglierci tante soddisfazioni. E rispetto a un mese fa, come hai detto bene tu, sono cambiate un po' di cose, nel senso che ovviamente l'affiatamento del gruppo è migliorato, la conoscenza dei compagni è migliorata, pian piano che si va avanti sarà sempre meglio, quindi siamo consapevoli e tranquilli che andrà tutto bene. E ora sul campo è anche arrivato un risultato importantissimo che sicuramente ha caricato l'ambiente, penso che abbia caricato il gruppo. Tu che hai già vissuto anche un calcio un po' più di alto livello, secondo te come bisogna vivere una vittoria di questo tipo? Ma innanzitutto siamo molto contenti e soddisfatti del risultato che abbiamo fatto a Piacenza, perché era una partita molto, molto difficile. E, come dicono in tanti tra compagni, mister, staff, noi lavoriamo per cercare di non considerarci come ultimi arrivati o come il banchetto di quelle più grandi, insomma. Chiaro. Però stiamo lavorando, stiamo crescendo, come dicevo prima, e non c'è nient'altro da dire, c'è solo da lavorare, continuare a testa bassa fino alla fine del campionato. Grazie. Grazie a te, ciao.